Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parleremo della fonazione. Cos'è e che cosa si utilizza? Cantare in libertà. La fonazione è l'emissione sonora. Fonare significa suonare. Quindi, che cosa avviene? Dopo aver respirato, se non hai visto il video della respirazione, vallo a guardare da qualche parte. L'aria in emissione passa attraverso le corde vocali che si adducono e producono una vibrazione. Poi quest'aria piena di vibrazione sale e arriva alla faccia, alle nostre ossa, trova delle zone di risonanza che si chiamano cavità di risonanza e dà vita alla nostra voce e al nostro timbro vocale. Il timbro vocale è quello che ci fa riconoscere anche al telefono ed è per ognuno un marchio di fabbrica, in base alla lunghezza delle corde, in base allo spessore delle stesse, in base a com'è la nostra conformazione del viso. Dalla somma di tutti questi fattori noi abbiamo il nostro timbro vocale. Ovviamente noi possiamo giocare con la voce perché è uno strumento davvero interessante, davvero flessibile. Lo possiamo colorare. La voce è lo strumento più versatile che ci sia. Mentre per un pianoforte il suono è quello e per ogni pianoforte il suono magari cambia, per la voce, anche se noi abbiamo un timbro ben specifico, possiamo giocare con i colori. Perciò riusciamo a fare delle imitazioni. Per esempio posso fare una voce più scura, solitamente una voce più rotonda e più cavernosa si dice più scura, posso fare una voce più chiara, più paperinosa, così più nasale. E tutto questo perché l'aria, in base a dove va a sbattere, crea delle risonanze diverse e quindi il risultato può cambiare. Perciò questo ci dà anche la possibilità di fare degli scherzi telefonici. Pronto? Pronto? Chi sei? Ehi, nonna. Sono Mario. Ehi, Mario, nonna, che mi passi a mamma, per favore. Va bene. Grazie. Ma... telefono. Alla firma. Pronto? Ehi, mamma. Sì, sto pulendo di calcio, dimmi. Questo è molto importante per chi canta, perché se noi stiamo interpretando un brano, magari triste, la nostra voce non può essere chiara, troppo chiara e allegra, ma dobbiamo dare l'idea della tristezza e magari i suoni saranno un po' più cupi. Al contrario, se noi stiamo cantando una canzone allegra, non possiamo farla con una voce troppo scura, ma dobbiamo alleggerire molto i suoni. Se voi volete, un esercizio molto semplice da fare è avere una nota, magari con la lettera A, fate una nota e provate a giocare con i colori di questa nota. Per esempio, eccetera. Provate a farlo senza cambiare l'intonazione. In questo modo, se voi avrete la necessità di cambiare il colore della voce, imparerete a farlo. È un gioco, magari provate a cantare delle canzoni fingendo di essere dei bambini o fingendo di essere arrabbiati piuttosto che essere allegri e vedrete che scoprirete una gamma di colori della vostra voce che esiste e che è affascinante. Solitamente per fare una voce più chiara bisogna restringere il tratto vocale, mentre per fare una voce più scura bisogna allungare, quindi cercare anche di alzare il palato magari. Dovete sapere che il nostro palato è diviso in due parti. C'è il palato rigido, che fin dove arrivano i denti, lo sentite con la lingua, è rigido. E poi dietro c'è il palato molle, o velo palatino, che se noi alziamo, tipo quello dello sbadiglio, ci dà una voce un po' più rotonda. Quindi potete giocare su questo, allungando o restringendo, per giocare con i colori. Ve lo immaginate tipo il ballo del qua qua? Questo è il ballo del qua qua, che si... sarebbe bruttissimo. Oppure, che ne so, un pezzo di adagio. Non so dove trovare... così.
Non so dove trovarti, non so come cercare. Non si può fare. Quindi in base alle canzoni dobbiamo... Divertitevi a cambiare sempre i colori della voce, ricordando che una giornata colorata è sempre meglio di una giornata grigia.